Buongiorno a tutti e dall'assessorato alla cultura del Comune di Tortona e benvenuti al secondo appuntamento con l'arte. Mercoledì scorso abbiamo trattato un argomento molto impegnativo perché si trattava dell'assedio di Tortona, quindi c'era tutta una parte di storia molto consistente e quindi diciamo che è venuta un po' lunga la trattazione. Oggi invece sarà molto più leggera, più leggiadra, perché parlerò di paesaggi. Non ancora di paesaggi tortonesi, anche se in Pinacoteca ne abbiamo veramente tantissimi. Parlerò di tre paesaggi di montagna, di tre artisti che sono degni di essere proprio valorizzati, anche conosciuti e valorizzati a livello non solo tortonese, di cui vi parlerò subito. Però prima volevo fare una precisazione sui dipinti di cui abbiamo parlato la volta scorsa, proprio perché mi è stato chiesto. Allora, mentre per la tela del Gastaldi, la grande tela di Gastaldi, non ci sono problemi perché chi volesse vederla, chi fosse interessato, può venire in biblioteca perché è lì che si trova, nel salone delle conferenze, in orario della biblioteca, cioè tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, perché è esposta anche per il pubblico. Per gli altri due invece c'è un problema perché Carlo Emanuele III all'assedio di Tortona del Dossola si trova in comune in un ufficio che ospita un assessorato e quindi diciamo che fa parte del decoro di quell'assessorato e quindi non è aperto al pubblico. Invece, per quanto riguarda il bell'acquerello di Bagetti, questo si trova nei depositi delle civiche raccolte d'arte. E adesso invece passiamo all'analisi, alla presentazione dei tre dipinti di oggi, che ho detto sono tre dipinti non di paesaggio tortonese, ma di paesaggio di montagna. Il primo è un dipinto di Saccaggi, è un paesaggio alpino. Il secondo è il pascolo alpestre di Angelo Barabino. E il terzo è sempre una veduta di un pascolo, è un gregge, sono delle pecore sui pianori del Monte Rosa di Cesare Maggi. Allora, partiamo dal dipinto di Cesare Saccaggi, che qui si vede in un bel ritratto di Giacomo Grosso. Per quanto riguarda Saccaggi, però, faccio una premessa perché è stata fatta una bellissima mostra. Tra dicembre 2008 e marzo 2009, di cui noi abbiamo il catalogo in biblioteca, ma abbiamo anche ancora dei cataloghi che chi fosse interessato all'acquisto possiamo anche venderli ancora nel bookshop del museo quando appena riapriremo. Ed ecco, questo catalogo contiene proprio, si intitola Saccaggi tra Eros e Pan di Umberto Lemandi. E contiene praticamente tutta l'opera aggiornata di Saccaggi. Allora, Saccaggi nasce a Tortona il 7 febbraio 1868, frequenta l'Accademia Albertina di Torino dal 1884 al 1890, grazie a un sussidio del Comune di Tortona. È allieva proprio di Andrea Gastaldi, che abbiamo visto l'altra volta nella grande tela dell'assedio di Tortona, e di Pier Celestino Gilardi. Si perfeziona a Roma, dove viene a contatto negli ambienti frequentati da Nino Costa e Gabriele D'Annunzio, con esempi pittorici di gusto preraffaellita, approfondendo contemporaneamente la conoscenza dell'opera di Alma Tadema, cui aveva in passato già fatto riferimento. L'esordio pubblico avvenne ancora prima del termine degli studi, nel 1889, alla Promotrice di Torino, dove presenta il dipinto studio. Da allora espone quasi ininterrottamente alle mostre annuali della Promotrice fino al 1927. Dal 1891 figura nelle esposizioni annuali del Circo degli Artisti di Torino e dal 92 quelle della Società degli Acquerellisti. Ben presto diventa uno dei massimi protagonisti dell'ambiente artistico subalpino e della vita sociale torinese. Nel 1895 partecipa alla prima esposizione d'arte biennale di Venezia e con il pastello Alma Natura Ave, che presenta nel 1898 all'Esposizione Nazionale di Torino, ha un grande successo perché viene addirittura acquistato dal re che ne fece dono al Museo Civico Torinese. Il quadro viene inviato nel 1900 all'Esposizione Internazionale di Parigi, dove fu molto ammirato dal pubblico e premiato
dalla commissione giudicatrice con medaglia di bronzo. Grazie a questa affermazione, Saccagi si trasferì a Parigi, dove divenne pittore alla moda e molto richiesto dalla ricca borghesia. Nei 5 anni di permanenza parigina partecipò a diverse edizioni dei Salon, presentando spesso opere di grande formato, come per esempio Il Voto. Collaborò con la casa d'arte Goupil, realizzando non solo dipinti, ma anche réclame, affiche e calendari. Tornato in Italia, si dedicò a un'intensa attività espositiva, tradotta nella partecipazione alla Permanente di Milano dal 1902 al 1925. Poi la promotrice di Genova dal 1908 al 1922 e alla Società Amatori e Cultori di Belle Arti di Roma dal 1907 al 1912 e anche altre manifestazioni nazionali e internazionali. La produzione del Novecento si esplica in due tematiche preferenziali, l'una di ispirazione pagana e l'altra con inflessioni religiose, entrambi permeate da suggestioni simbolistiche e allusive, che pur realizzati con esiti accurati, allontaneranno l'artista tortonese dal mutato gusto della critica e del pubblico. Le polemiche accompagnarono sovente la produzione pittorica dell'ultimo periodo. Per esempio, fece scandalo il dipinto Danza Classica, presentato Tortona nel 1932, che è un'opera che fu duramente contestata dal vescovo Grassi. Sue opere sono esposte nei principali musei italiani e stranieri. Muore il 3 gennaio 1934. Prima di passare proprio all'analisi del quadro, volevo dire ancora due cose proprio sui paesaggi di Saccaggi. Perché è solo dall'inizio degli anni 20 che l'artista, dopo la fase più propriamente simbolista della sua pittura, si dedica a una considerazione più immediata e diretta della natura, cercando di stabilire con essa un rapporto privo di sovrastrutture intellettualistiche. Si ignorano le ragioni di questa svolta, così come non sappiamo per quale motivo, pur avendo sempre prestato estrema attenzione al paesaggio come sfondo delle sue grandi tele, in precedenza non si fosse mai sentito tentato dallo svilupparlo come proprio genere autonomo. Da appassionato viaggiatore qual era, non mancava certo di spunti descrittivi e nelle sue tele compare una vasta e variegata gamma di panorami, per esempio dall'Olanda alla Sicilia, dalla Liguria alle Dolomiti, senza trascurare i luoghi pittoreschi nei dintorni di Tortona, come il famosissimo Parco di Rosano che abbiamo visto 2 anni fa, per esempio nella bella mostra sui paesaggi a Garbagna voluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Da lui dipinto con una gamma cromatica dominata dai toni del bruno, del giallo, del verde, tipici della tradizione pittorica piemontese e tardo-ottocentesca. Allora, il paesaggio alpino di Saccaggi che voglio descrivervi oggi si trova nell'anticamera del sindaco, quindi anche questo non è esposto a Palazzo Guidobono. E quindi lo si può ammirare solo nel caso in cui si voglia passare dall'ufficio del sindaco. È un olio su tavola di 34,5 cm x 44,5 cm. È stato acquistato nel 1932 dal Podestà ed è un dipinto probabilmente eseguito intorno agli anni 20, che rivela un'adesione totale al motivo naturale. C'è questa luce diurna che rischiara il paesaggio, fa brillare la folta erba in primo piano e gli alberi sul fianco della montagna che, degradando, si apre sulla destra in una piana dove sorgono le tipiche e pittoresche case di montagna. La pennellata è minuta, precisa, in alcuni punti è vibrante per conferire vivacità alla vegetazione. C'è un equilibrio cromatico tra i toni verdi, marroni, gialli, in primo piano i grigi, i bianchi, gli azzurri nel fondo. La lucentezza timbrica dell'intera composizione indicano la volontà da parte del pittore di riprodurre artisticamente e fedelmente gli elementi della natura. Ecco, questo, come ho detto prima, è stato acquistato nel 1932 dal municipio tortonese nella persona proprio del podestà in carica, dopo che si era tenuta la mostra d'arte dei pittori tortonesi
alla quale appunto Saccagi partecipò. Il gesto da parte dell'amministrazione voleva esprimere proprio l'incoraggiamento agli artisti locali a contribuire a concretizzare la realizzazione di una pinacoteca che poi, ahimè, ha avuto molte disavventure fino ad arrivare ai giorni nostri al cantiere del museo dove tutti questi quadri ruotano, perché per ora c'è tutta una parte dedicata ai ritratti e poi saranno proprio i paesaggi, le opere del successivo allestimento. L'altro dipinto di cui voglio parlare oggi è il Pascolo Alpestre di Angelo Barabino e anche qui abbiamo un bellissimo catalogo sia da consultare in biblioteca che proprio anche per chi fosse interessato all'acquisto sempre nel bookshop di Palazzo Guido Bono, catalogo della mostra che si intitola proprio Angelo Barabino di Mazzotta che si è tenuta a Palazzo Guido Bono tra dicembre 2005 e marzo 2006. Allora, Angelo Barabino nasce a Tortona il 1º gennaio 1883 e fu suggerimento della famiglia di Lorenzo Perosi a iscriversi 17enne al corso preparatorio di disegno di figura all'Accademia di Brero a Milano, allievo dei maestri Bignami e Campestrini. Nell'estate del 1899 conobbe a Tortona Giuseppe Pellizza, con il quale, condividendo appieno ideali e credo pittorico, instaurò un solido rapporto di amicizia che lo portò a frequentare con assiduità lo studio del pittore di Volpedo. L'esordio pubblico venne nel 1903 alla Promotrice di Torino, cui seguì nel 1906 una partecipazione della mostra annuale della Promotrice di Firenze, dove espose un suo autoritratto. Quello che invece vediamo qua è un autoritratto del 1940. Dopo la tragica morte di Pellizza, si recò a Milano, iscrivendosi nuovamente a Brera, al corso di nudo. La predilezione della tecnica divisa, appresa prima da Mentessi e poi condivisa totalmente con Pellizza, determinarono la sua scelta definitiva verso quel tipo di pittura che in seguito l'avrebbe connotato tra gli artisti più interessanti del divisionismo. Nel 1910, con Rapina, comincia ad avere molti consensi e anche l'ammirazione di Vittore Grubici, pittore mercante che tra 1911 e 1912 lo invitò a partecipare alle mostre dei divisionisti italiani di Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Berlino e Londra. Nel 1914, presentato dallo stesso Grubici, tenne in Alessandria la sua prima mostra personale. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale partì per il fronte, assegnato col grado di sergente alla terza brigata del 155° Reggimento Fanteria. Nell'immediato dopoguerra lavorò in Alessandria un ciclo di opere nel Palazzo Taverna e nel 1921 nella stessa città si aggiudicò il premio per la pittura dell'esposizione provinciale degli artisti alessandrini. Nello stesso anno presentò alla Biennale di Roma l'opera Paesaggio alpestro in Valsangone, dipinto che entrò a far parte per disposizione testamentaria dello stesso Grubici della collezione della Galleria d'Arte Moderna di Roma. Numerose furono le sue partecipazioni alle mostre d'arte che periodicamente si allestivano a Tortona. Invitato dall'industriale tortonese Roversi, che da anni risiedeva in Venezuela, Barabino nella primavera del 1929 partì per Caracas, portando con sé numerosi quadri. A Caracas allestì una mostra personale che ebbe grande successo. Molte delle 68 opere furono acquistate dal governo locale e durante il soggiorno venezuelano, che si protrasse fino al 1931, entrò in rapporto di amicizia con l'ambasciatore italiano Cavicchioni, che lo introdusse negli ambienti d'élite della capitale, dove conobbe anche Gomez, presidente del Venezuela, che gli mostrò simpatia e benevolenza. Tornato in Italia, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, Barabino indirizzò la sua pittura verso soggetti intimisti e a temi di intonazione sociale, ma principalmente si dedicò a sensibile e commossa interpretazione del paesaggio tortonese. Barabino, da tempo malato, si spense a Milano la sera del 5 novembre 1950. Sue opere sono presenti nelle più importanti gallerie d'arte italiane e straniere. Allora, dato che parleremo di un dipinto di montagna, volevo un attimo fermarmi proprio su questo argomento, cioè della montagna come simbolo di purezza e di elevazione spirituale.
Intanto nel 1908, durante un soggiorno a Giaveno, che è una località della Val Sangone ai piedi del massiccio del Rocciavrè, nella quale era stato invitato a dipingere dall'amico Anacleto Boccalatte, Barabino cominciò a cimentarsi nel paesaggio montano, un genere che nella corrente divisionista aveva già una consolidata tradizione da Segantini a Fornara, da Grubici a Maggi e altri. In quello, in anni immediatamente successivi, l'artista tortonese dipinse i pascoli alpestri della Val Sangone e numerose vedute delle più alte montagne della zona, come il Monte Aquila, il massiccio di Giaveno, connotandole con un sentimento di sublime scaturito dall'estatica contemplazione della maestosità delle vette alpine, ma anche da una tensione mistica alimentata da un desiderio così di immedesimazione. Barabino poteva realizzare il sogno coltivato dell'ultimo Pellizza di diventare pittore delle Alpi, per colmare il vuoto creatosi in questo genere pittorico in seguito alla prematura morte di Segantini, artista a cui il maestro di Volpedo si sentiva spiritualmente affino. Per questo Pellizza aveva compiuto una sorta di pellegrinaggio in Engadina, nei luoghi dove si era compiuta la vicenda umana e artistica di Segantini, effettuando qualche rapido studio di paesaggio. Salire in alto a dipingere le vette montane, ammantate di un'aura sacrale, in Barabino, come negli altri divisionisti, diventava allora la metafora di un processo di elevazione spirituale, quasi un'ascesi mistica, una redenzione umana. E il divisionismo, con la sua tecnica basata sulla stesura dei colori puri, distribuiti sulla base del principio dei complementari, capace di esaltare la luminosità, rappresentava proprio il medium privilegiato per rendere il biancore delle nevi, per rendere la diafana trasparenza dell'aria e l'azzurro adamantino del cielo. Poi il paesaggio degli anni 30 e 40 acquisisce un naturalismo lirico e un simbolismo esistenziale, perché negli ultimi 2 decenni di vita Barabino si dedicò intensamente alla pittura di paesaggio, scegliendo come soggetto soprattutto il paesaggio tortonese, nelle sue varianti delle colline coi vigneti, coi pescheti, delle valli del Gru e dell'Ossona, del paesaggio fluviale dello Scrivia e della Campania, con le caratteristiche file dei gelsi distesa tra la Principe e Torre Garofoli, che è una zona particolarmente amata perché vi affondavano anche le sue radici familiari. Gli altri luoghi prediletti della sua geografia poetica sono stati nella prima metà degli anni 30 la zona di Giaveno e della Val Sangone, e in particolare il villaggio alpestre di Monterossino, e infine, negli ultimi anni della sua esistenza, il paesaggio montano della Valle d'Aosta e della Val d'Aia. E in questa sua ultima stagione Barabino ha alternato, sulla base di differenti stati d'animo, il paesaggio puro, che scaturiva da una contemplazione calma, estatica, serena del dato di natura, al paesaggio simbolico, nel quale invece il motivo naturale appare fortemente impregnato di ansiosa interrogazione di valenza autobiografica ed esistenziale. Allora, questo dipinto ai tortonesi è molto conosciuto, penso che sia il più conosciuto dei tre perché è stato esposto per una decina d'anni alla Pinacoteca del Divisionismo della Fondazione. Perché era stato dato da noi dal comune in comodato d'uso, fin quando poi è emigrato per una mostra su Segantini e i pittori della montagna ad Aosta e poi è ritornato nei nostri depositi. Oggi invece questo dipinto si può ammirare nelle sale delle civiche raccolte a Palazzo Guidobono. È un dipinto che ora noi usiamo questo titolo, il Pascolo Alpestre, ma negli inventari si trovava Pascolo in Val Sangone, Pomeriggio di Primavera, insomma aveva anche altre denominazioni. È del 1908-1909. È un olio su tela di 127 cm per 131, firmato in basso a sinistra. E è stato donato nel 1939 dal signor Mario Luigi Giambartolomei al comune di Tortona. Il termine postquem ipotizzabile per la realizzazione dell'opera è il 1909, anno in cui, su invito dall'amico Boccalatte, Barabino si reca a dipingere a Giaveno e comincia a elaborare paesaggi montani. Come
conferma plausibilità all'ipotesi il fatto che il pittore non avesse mostrato interesse nella produzione precedente per questo tema. Lo snodo cronologico pare fondamentale anche nel certificare la costruzione di un itinerario sempre più autonomo rispetto all'ispirazione pelliziana, sia nel contenuto che nell'elaborazione, in un momento in cui si stratificano in Barabino ascendenze formali dall'intera compagine dei pittori divisionisti e di Segantini in particolare, e insieme dalla migliore tradizione paesaggistica europea. Il paesaggio montano viene letto da Barabino come una metafora di un processo di elevazione e diventa luogo privilegiato per la manifestazione di quel surplus di simbolo che ha caratterizzato in maniera massiccia anche la sua produzione paesistica. La tecnica divisionista, avvertita come un'operazione sulla luce in grado di restituirne la trasparenza e il nitore degli acciai, ne è lo strumento di resa più consona. Il colore è distribuito attraverso una divisione pulviscolare marcata che dalla gamma rosso-verde del primo piano slitta in progressione verso i toni più freddi dei viola, fino alla successione graduata e chiara delle cime innevate. Inversione di tendenza però ascensionale nel cielo, che prendendo le mosse dal chiarore denso delle montagne, si struttura nella successione degli azzurri fino alla saturazione della parte più alta, e nella vibrazione del pulviscolo cromatico riprende e assomma l'intera tavolozza presente nella tela. Allora, l'ultimo quadro è di Cesare Maggi, che non è un pittore tortonese come gli altri due. È nato a Roma nel 1881 e proviene da una famiglia di attori. Viene avviato agli studi classici dal padre. Ancora giovanissimo inizia a frequentare lo studio del pittore livornese Vittorio Corcos, che anche qua c'è stata una mostra finita da poco a Torino alla Fondazione Accorsi, no? Perché Corcos era il pittore delle belle donne. Poi in seguito a Gaetano Esposito a Napoli e anche dal Cromon a Parigi. Poi si stabilì a Torino e fece parte della numerosa schiera dei discepoli di Giacomo Grosso. La prima affermazione è dovuta alla sua tematica di montagna, anche se si dedicava con successo al ritratto, rimanendo tuttavia in questo campo più scolastico e fedele alla tradizione del proprio maestro. Interessato per breve tempo alla tecnica divisionista, con un puntinismo rigoroso, nello studio del paesaggio abbandonò questo orientamento dopo il 1915, formandosi un personale linguaggio su gusti più recenti che gioca sopra pochi temi prediletti: le luci del giorno pieno, quelle velate dell'alba, quelle corrusche del tramonto. La sua pittura piacevole fu amata da un pubblico di provincia. Il pittore divenne una delle figure più apprezzate dell'ambiente artistico torinese, che è stato proprio considerato il nevista per eccellenza. Cesare Maggi si può vedere per esempio nella Pinacoteca del Divisionismo Tortona ed è appena terminata una bella mostra sul divisionismo a Novara, dove erano proprio esposti dei suoi dipinti, tutti bianchi, tutti con neve, dell'artista, godendo anche dei successi di critica come partecipante alle Biennali veneziane. Oltretutto le Biennali veneziane del 1905 al 1926, Maggi espose a molte mostre torinese e a molte manifestazioni artistiche internazionali. Le sue opere sono conservate in gallerie italiane e anche all'estero e in tantissime collezioni private. Muore a Torino nel 1962. Anche questo dipinto delle pecore sui piani di Gressonei purtroppo non è esposto in Pinacoteca perché si trova anche lui nell'anticamera del sindaco. È un olio su tavola di 49 cm per 71,5 e anche questo è stato acquistato, come per Saccaggi, dal podestà però nel 1936. Cesare Maggi, in Pecore sui piani di Gressonei, studia la natura e gli animali con un'attenzione sempre viva. Tutti gli elementi del paesaggio di montagna sono veicoli per la rappresentazione della luce e del colore che esalta le qualità materiche del vello delle pecore o impreziosisce il manto erboso del prato e piccoli fiori. La fedeltà pittorica alla realtà è pressoché assoluta, tanto che si può parlare di un esempio di vero e proprio verismo pittorico. Maggi sembra fotografare con
pennellate sicure e precise, intrise di colore pastoso, con forme nitide e nette, la limpidezza e luminosità di una giornata di sole in un'estesa malga, dove tranquillamente pascolano gruppi di pecore. La luce naturale rischiara mirabilmente il bianco della neve, l'azzurro del cielo, la vasta distesa di giallo dorato del pascolo. Contrasta con la forte vibrazione luminosa che investe gran parte del paesaggio riprodotto, una fascia in completa ombra posta in primo piano. L'inserimento degli animali nei diversi piani contribuisce a definire la profondità del dipinto e ne accentua la vivacità. L'acquisto dell'opera del Maggi da parte dell'amministrazione locale tortonese avvenne come doveroso atto di omaggio all'espositore, che dal 13 al 23 febbraio del 1936 tenne in città una mostra personale. Per la scelta del quadro venne addirittura incaricata un'apposita commissione di artisti tortonesi, tra cui Mario Patri, Giovanni Cavanna e Gigi Cugnolo. L'acquisto di pecore sui piani di Grassonei fu reso possibile perché lo stesso autore consentì alla chiesta riduzione a solo lire 700 del prezzo di gran lunga superiore dell'opera, e ciò in considerazione delle difficoltà d'ordine amministrativo che gli furono prospettate. Dopo aver parlato di questi tre dipinti, che comunque sono dipinti di montagna, non posso però fare un doveroso omaggio ai paesaggi tortonesi che nelle civiche raccolte d'arte della nostra città sono veramente tanti, anche perché a Tortona c'era proprio una scuola, detta Scuola di Tortona, già con Saccaggi, con Barabino, e insieme alla generazione degli artisti tortonesi degli anni Ottanta, come Sala, Patri, Boccalatte, Dossola e poi anche i più giovani Cavanna e Cugnolo, costituivano questa vera e propria scuola pittorica. Perché i suoi componenti, un po' alla maniera delle scuole pittoriche dell'Ottocento, erano soliti dipingere en plein air sul motivo, sul castello o sulle colline circostanti, nella pianura o lungo le sponde del torrente Scrivia, avendo in comune il riferimento da un lato al paesismo pelliziano, dall'altro a Fontanesi, alla scuola di Rivara, ai maestri del paesaggio piemontesi della seconda metà dell'Ottocento, mentre i più giovani Cugnolo, che era stato preso sotto protezione da Barabino e Patri, che gli dedicarono un ritratto, guardava invece verso modelli più recenti, verso Carrà, Soffici e Morando. Io ne ho scelto uno, ma senza nulla togliere agli altri, magari degli altri possiamo parlare in un'altra occasione, che è Mario Patri, anche perché ho scelto un dipinto che forse non è conosciuto. Tra l'altro Mario Patri in Tortona ha dedicato una bella mostra, vedete il catalogo, una mostra nel 97, di cui abbiamo i cataloghi in biblioteca, però non ci sono più cataloghi per la vendita. Mario Patri nasce a Tortona il 22 luglio 1883. E le precoci attitudini per il disegno e la pittura evidenziate fin da bambino gli consentirono di iscriversi, terminati gli studi presso le scuole tecniche di Tortona, ai corsi dell'Accademia Albertina di Torino. Trasferitosi a Torino nel 1901, grazie anche a un sussidio, come era successo in altri casi, ricevuto dal comune di Tortona, Patri frequentò il triennale corso comune di pittura e successivamente il corso superiore di pittura, dove divenne allievo prediletto di Giacomo Grosso, anche lui, e di Pier Celestino Gilardi, ottenendo numerose menzioni di merito e distinguendosi in vari concorsi. Il debutto pubblico avvenne nel 1908 alla seconda quadriennale di Torino. Tornato a Tortona, prese lo studio nei pressi della sua casa di Via Emilia, iniziando un periodo di intenso lavoro in cui si dedicò con particolare impegno al ritratto. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale partì per il fronte, dove col grado di sottotenente si distinse per coraggio e ardimento nei combattimenti sul Carso e sull'Adamello, ma dopo pochi mesi, ammalatosi gravemente, fu congedato e tornò a Tortona. Nel primo dopoguerra l'attività espositiva di Patri si svolse pressoché solo in ambito locale, con la partecipazione alle mostre periodiche tortonesi, dove si presentò unitamente agli amici Saccaggi, Barabino, Dossola, Cavanna, Cugnolo ed altri. Il suo carattere timido e riservato, l'amore per la sua terra natia, il gusto della vita semplice e familiare gli impedirono di trasferirsi a Roma, dove pure era stato invitato per trovare nuovo spazio alla sua pittura.
Nella primavera del 1951, poco prima della sua morte, il comune di Tortona gli dedicò una mostra personale, esiguo tributo per una vita dedicata completamente all'arte. La pittura di Patri fu costantemente intrisa da una vena malinconica e da un silenzio interiore, elementi connaturati alla solitudine esistenziale dell'artista. Negli ultimi anni Patri è stato oggetto di una rivalutazione critica, merito di questa mostra di cui vi dicevo nel 97, che ha dato inizio alla doverosa riscoperta di questo artista sensibile e introverso. Ecco, allora, volevo proporre questo trittico molto particolare. Si intitola Impressioni di paesaggio tortonese. La scrive, sono tre formelle praticamente. A destra la scrivia del 1932, che è un olio su cartone di 29,7 cm x 39,5 firmato in basso a destra. Sul retro c'è proprio scritto la scrivia 1932. Poi in centro c'è il viale di Rinarolo 1932 e a sinistra paesaggio sul castello, che invece questi sono olio su tavola. Centimetri 29,8 per 39,6, firmato in basso a destra. Sul retro c'è questa scritta: paesaggio sul castello dove sorgerà tempio votivo 1922, abbozzo con visione di un interno con stufa, finestre e bottiglia. È stato acquistato dal podestà nel 1932, ma la cosa particolare è proprio questa scritta sul retro. La storia che ha come oggetto la realizzazione di un tempio votivo a Tortona è complessa e variegata, perché tutto ebbe inizio il 6 marzo del 1922, che è proprio la stessa data riportata dal Patri sul retro del quadro, nella ricorrenza del 18° centenario del martirio di San Marziano. Si costituiva questo comitato promotore per la raccolta di fondi al fine di erigere un tempio in memoria dei caduti della prima guerra mondiale, e questo edificio doveva essere costruito sul Colle Vittorio, appunto la zona Castello. La proposta fu subito accolta con grande favore dalla cittadinanza tortonese, tanto che già lo stesso anno si poneva la prima pietra. Da quel momento, però, il grandioso e ardito progetto del tempio votivo della Vittoria alla regina Pacis e poi l'avvio dei lavori per la sua realizzazione dovette subire continui rinvii. Poi, Monsignore Egisto Melchiorri ritenne più urgente i lavori di restauro del Duomo piuttosto che la costruzione del tempio. E quindi arriviamo nel 1939 in cui si decretò a non procedere all'esecuzione. Per questo tempio, tempietto che avrebbe dovuto sorgere sul castello, abbiamo anche un altro riferimento. Quando vi ho parlato di Palazzo Guido Bono la settimana scorsa, tutti avrete presente quella bellissima grande porta di bronzo, posta a sinistra di chi entra. Si tratta di un'importante fusione di 2,5 metri di altezza per 1,30 m di larghezza, che ha questa storia singolare che si allaccia a questo trittico. Trafugata dagli austriaci dopo la rotta di Caporetto durante la prima guerra mondiale, da un qualche paese del Veneto, non si sa per quali ragioni finì in un'asta del materiale recuperato al nemico che si tenne a Milano nel primo dopoguerra. La società storica tortonese la acquistò allora per l'ingresso alla cripta del costruendo tempio votivo Regine Pacis, che si doveva realizzare sul castello su progetto dell'architetto Annibale Rigotti proprio nel 1922. L'idea non ebbe esecuzione, come ho detto, perché dopo la posa della prima pietra, la cosa è finita lì e quindi la porta nel 1934 venne trasferita nel Museo Civico. Per quanto riguarda la descrizione di questo trittico, abbiamo visto che è composto unendo tre immagini dipinte, forse in autonomia, come sembrano mostrare i supporti che sono differenti tra loro, perché abbiamo detto che è cartone e tavola. Nella pennellata minuta, soprattutto nella scrivia e nel viale di Rinarolo, Patri incomincia a sperimentare effetti di controluce esaltandoli con la tecnica divisionista. I contatti avuti con Pellizza da Volpe e Angelo Barabino portarono anche Patri a
all'utilizzo di quella scomposizione del colore, di quell'esaltazione della luce che meglio potevano interpretare quei sentimenti e quelle emozioni derivanti da una grande fede di chi aveva colto l'aspetto e l'anima della sua terra. Il divisionismo del pittore però non fu mai rigoroso e radicale come quello francese, ma viene usato soprattutto in quelle parti del dipinto che più richiedevano intensità di luce e vibrazioni d'atmosfera. Nel trittico si vede la malinconia crepuscolare di un cielo, lo scorrere lento del fiume, il suggestivo vibrare di fittissimi fili d'erba, di foglie leggere, ottenuta con una serie uniforme, abbastanza uniforme di piccoli punti di colore, mentre altrove una pennellata casuale, variabile, svelta, compone il rosso mattonate della piccola porzione del tetto della chiesa, il grigio chiaro della parete della stessa costruzione o il tenue tocco del rosa degli azzurri della strada. I temi che riprendono motivi già spesso trattati da Patri raggiungono in questo caso un effetto atmosferico, una precisa dimensione poetica, molto felice. Lo sfumato della soluzione atmosferica, accentuato dai teneri verdi della tavolozza, anche il taglio compositivo, accomuna i due paesaggi, dove una visione frontale della scena, con alberi in primo piano in lontananza, vede inserita la linea dell'orizzonte quasi esattamente a metà dei due sopporti, mentre il viale di Rinarolo, la fonte prospettica della visione, è al punto di fuga a sinistra verso il quale convergono la verde schiera allineata di piante. E dai malinconici grigi, azzurri, violacei nel viale di Rinarolo, che è proprio il prodotto di un colore fluido che vuole evadere dalla materia che lo compone per dissolversi in un pulviscolo di grigi, di verdi, di azzurri e di viola. Come ho detto, il trittico fu acquistato dal comune di Tortona sempre negli stessi anni, anche qua nel 1932, per 1.000 lire. Anche quest'opera non è esposta ad oggi e si trova nei depositi delle civiche raccolte d'arte. E con questo bel trittico di Patri vi saluto e vi aspetto la prossima settimana.